San Pio possedeva un animo ecumenico, fondato sulla preghiera, sulla conoscenza fraterna, sulla conversazione, sul dialogo teologico. Lo ha detto durante la sua omelia il 17 settembre del 2007 Monsignor Giovanni Battista Picchierri, arcivescovo di Trani, Barletta, Biceglie, rientrato una settimana prima da Sibiu in Romania, dove ha fatto parte della delegazione della Chiesa Cattolica Italiana alla terza Assemblea Ecumenica Europea. Anche Padre Pio, ha detto, continua a dare il suo contributo per l'unità dell'unica Chiesa di Cristo, cattolica e apostolica, attraverso la sua vita, vissuta nella preghiera dell'altare e del confessionale. Mi sono chiesto, pensando a San Pio da Pietrelcina e all'ecumenismo, quale contributo ha dato Padre Pio per l'unità dei cristiani? E mi sono adoperato a cercare testi nei suoi scritti che parlano di questo, ma non ne ho trovati in modo esplicito. Mi sono convinto però, leggendo quanto scrive Fernando d'Ariese, Pio X, nella biografia di San Pio, scritta nel 1974 a pagina 259, nel sottotitolo Altare, punto di partenza e di arrivo. Ecco, parla qui l'autore della presenza dell'altare nella vita di Padre Pio, punto di partenza e arrivo. Mi sono convinto che il contributo che San Pio ha dato per l'unità dell'unica Chiesa di Cristo, cattolica e apostolica, è tutta la sua vita vissuta nella preghiera dell'altare, del confessionale, prolungata in tutte le ore della giornata. Questo lo deduco dalla testimonianza di Padre Carmelo da San Giovanni Ingaldo, ultimo superiore di Padre Pio, testimonianza che ho letto appunto in questa biografia di Fernando di Riese. Padre Carmelo che così sintetizza la vita di Padre Pio attorno all'altare. E qui porto la testimonianza appunto dell'ultimo superiore di Padre Pio. La sua giornata iniziava prestissimo. Si alzava verso le 3, si preparava alle 4 a celebrare poi. Molto prima dell'alba, con la preghiera di preparazione alla Santa Messa. Poi scendeva in chiesa per la celebrazione del Santo Sacrificio e noi tutti abbiamo potuto constatare come rivivesse intimamente l'immolazione della vittima divina. L'altare è il sacrificio di Gesù, l'altare è il Calvario. Partecipando e sperimentando anche egli nell'anima e nel corpo piagato, stiamo celebrando la memoria delle stimmate di San Francesco e sappiamo che Padre Pio ha ricevuto anche questi segni di partecipazione intima alla passione di Gesù e lui li ha portati questi segni partecipando a tutta la passione di Cristo, particolarmente nella celebrazione dell'altare della messa. Partecipando e sperimentando anch'egli nell'anima e nel corpo piagato l'unione di sofferenza con Gesù. Ebbe a dire Paolo VI, Padre Pio, è una forma stampata della passione di Gesù. Poi il lungo ringraziamento, poi il lavoro delle confessioni, poi di nuovo la preghiera sul matroneo davanti a Gesù sacramentato, quel matroneo che noi vediamo nel piccolo santuario. Dopo il parco e quasi sforzato cibo, di nuovo lunghi tempi con la corona in mano sulla veranda adiacente alla sua camera. Quindi partecipava alla benedizione eucaristica,
pregando con i suoi figli spirituali, per ritirarsi poi nella sua cella per il riposo meritato. E indi anch'esso misto, direi condito di preghiera, tra i brevi e leggeri intervalli del sonno. Prima di coricarsi si accertava che la corona del rosario fosse al suo posto sotto il guanciale a portata di mano, pronta per l'uso. Sappiamo che Padre Pio è stato tentato davvero, il demonio si è accanito nei suoi confronti. E l'arma che usava Padre Pio per sconfiggere la tentazione che Satana gli proponeva, il rosario. San Pio, possiamo affermare, possedeva un animo ecumenico, fondato sulla preghiera, sulla conoscenza fraterna, sulla conversazione, sul dialogo teologico. Egli viveva l'ecumenismo spirituale ad alto livello, cioè nella santità. E la radice di questo animo ecumenico, sapete qual era? L'obbedienza. L'istinto, lui era anche fortemente emotivo come noi meridionali, l'avrebbe portato a reagire dinanzi a tanti accanimenti contro di lui. Ma Padre Pio si è dominato, ha ubbidito, ha conservato sempre il suo posto all'altare, al confessionale, animato dalla preghiera. Questa è l'anima ecumenica. Il ribelle si stacca facilmente dagli altri e crea divisioni. E vediamo la situazione dei cristiani, l'Oriente che si stacca dall'Occidente, 1054, la Chiesa della Protesta che prende le distanze da Roma nel XVI secolo, l'Inghilterra che fa altrettanto, XVIII secolo, e la disobbedienza che crea divisione. L'obbedienza crea unità e Gesù ci ha indicato la strada dell'unità nell'ubbidienza. Si è fatto, dice l'Apostolo Paolo, ubbidiente sino alla morte e alla morte di croce. E San Pio è stato obbediente sino all'ultimo respiro.